Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa dell'attore Hassan Ishapi. Noto per aver interpretato ruoli di rilievo in produzioni di successo come Star Wars e Il mondo non basta. La triste notizia è stata comunicata dal collega Edoardo Leo, con cui ha condiviso il set della serie TV Il Clandestino. Nato a Mombasa nel 1973, Ishapi ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni 90, distinguendosi per le sue interpretazioni in film e serie TV di grande successo. In Italia ha trovato una seconda casa, recitando in produzioni come Lezioni di cioccolato, Femmine contro maschi e Nessuno mi può giudicare. In televisione ha interpretato ruoli di rilievo in serie come Intelligence, Servizi and Segreti, L'ispettore Coliandro e Squadra antimafia. Il suo talento e la sua versatilità lo hanno reso un attore molto amato dal pubblico italiano. Edoardo Leo ha voluto rendere omaggio all'amico scomparso con un commosso messaggio su Instagram, ricordando i momenti trascorsi insieme sul set e l'immenso contributo artistico di Ishapi. «Ciao Ass, ciao socio, dovunque tu sia, grazie», ha scritto Leo. La scomparsa di Hassan Ishapi ha lasciato un vuoto nel cuore di tanti fan e colleghi che lo ricorderanno per il suo talento e la sua umanità. La sua presenza sul grande e piccolo schermo resterà indelebile, regolando emozioni e ricordi. Abbiamo il privilegio e controllo attraverso e interpretare.